Per fare le chips di patate ci servono delle patate già sbucciate e lavate, dell'acqua in cui metteremo le fette di patate, del sale, una mandolina o un attrezzo per affettare sottilmente le patate. Cominciamo prima di tutto a prendere un tagliere, a prendere una patata e affettarla sottilmente. Con una mandolina, con un attrezzo per tagliare sottilmente le patate, riusciremo ad avere questo effetto. Una volta fatto ciò, prendiamo le patate tagliate sottilmente e mettiamole all'interno dell'acqua. Una volta lasciate le patate in ammollo, noterete una schiumetta, questo è l'amido che si è separato dalle patate. Adesso andiamo a togliere le patate dall'acqua. Prendiamo uno scolapasta. Un po' di pan grattato, un po' di paprika dolce, un po' di sale. Andiamo a friggere le patate in olio abbondante. Mettiamo pochi pezzi alla volta.